celebrazione simbolica che dà atto a quanti mettono a repentaglio la vita per salvare gli altri. Ovviamente prima di lasciarla apriamo una finestra su Lucida Artistere, c'è stata una riunione in prefettura, sembra che qualcosa stia andando per il verso giusto, no? Per avere un po' più di serenità tutti insieme. Ieri l'assessore Di Maio ha partecipato al comitato ordine e sicurezza presso la prefettura di Salerno e ha raccontato, ha esposto il piano che ha in animo di azionare per il fine settimana. È un piano intelligente che viene messo in opera grazie alla possibilità di utilizzare i vigili urbani che tornano a fare lo straordinario. Ritorneranno le navette con una cadenza di una ogni 10 minuti, sono state incrementate le corse delle metropolitane e cambiati i vagoni perché sono previsti vagoni di 600 persone a trasporto. Dopodiché si prevede un blocco dinamico degli ingressi alla città che in eventuali momenti di crisi, di picchi eccetera, vengono chiusi e le macchine vengono deviate nella zona orientale della città, le Giarecche.